Adeguato, siamo qui riuniti per avere, per condividere tutti insieme questa seconda sessione di webinar organizzati dalla Società Italiana di Cardiologia. Si tratta di una sequela di webinar che abbiamo organizzato quest'anno come working group di CardioTC e di medicina nucleare, focalizzato sull'imaging con tomografia computerizzata e l'imaging nucleare in specifici settori di applicazione, in particolar modo con uno speciale focus su quelle che sono le applicazioni più avanzate e più recenti. Potete vedere adesso condiviso quello che è il programma dei prossimi eventi, più quelle che sono state le relazioni già eseguite. Abbiamo avuto un primo meeting con il dottor Edoardo Conte, seguiranno altri eventi successivi a questo con il dottor Carrabba, con il dottor Danilo Neglia, la dottoressa Sana Mustak, la dottoressa Wanda Campa e il dottor Francesco Bianco. Quest'oggi abbiamo come speaker il dottor Andrea Baggiano che parlerà del valore aggiunto della FFRCT e della stress CT perfusion nel paziente con cardiopatia ischemica. Il meeting verrà di fatto coordinato in qualità di chairman dal sottoscritto, dal dottor Gianluca Pontone, e abbiamo come discussant il dottor Sebastiano Gili della unità operativa di cardiologia interventistica, sempre del centro cardiologico Monzino, che ovviamente darà i suoi input e la visione dal punto di vista del cardiologo interventista. E quindi con piacere che introduco il dottor Andrea Baggiano del gruppo dell'imaging cardiovascolare del Monzino, che ci parlerà sostanzialmente del topic in oggetto, ovvero FFRCT e CT perfusion. Prego, Andrea. Grazie mille Gianluca per l'introduzione. Allora, sostanzialmente veniamo al dunque. Quello che sostanzialmente viene riassunto dalla prima pagina del sito web della Società Europea di Cardiologia, ovvero come la nostra missione, di fatto come cardiologi, come medici in generale, sia quello di ridurre il burden delle patologie e per quanto riguarda il nostro specifico setting di specialità, il burden delle patologie di natura cardiovascolare. Ecco quindi sostanzialmente un caso di un paziente tipico che ci troviamo in ambulatorio quando svolgiamo un'attività di fronte al paziente, un esempio di un 48enne uomo con plurimi fattori di rischio cardiovascolare che in passato aveva fatto degli accertamenti sia di imaging carotideo che provocativo di primo livello con un test da sforzo, risultato negativo, ma come a inizio 2017 ha sviluppato una sintomatologia con caratteristiche prevalentemente di tipo atipico, ma con una successiva esecuzione di test da sforzo risultato dubbio per ischemia inducibile. Alla luce dei plurimi fattori di rischio cardiovascolare e del cambio di stato clinico del paziente, il cardiologo che lo visitò all'epoca ritenne indicato schedularlo per una coronarografia. Questo paziente è stato da noi intercettato all'interno del protocollo di studio Perfection, che vedremo poi più avanti, e proprio per questo è stato sottoposto a accertamenti che vedremo di seguito. Questa era la sua terapia al momento della visita, ovvero terapia antipertensiva con sartano, aspirina, statina e beta bloccante. È molto importante andare a intercettare il paziente con cardiopatia ischemica, soprattutto perché si può fare tanto nel momento in cui la patologia è ancora in fase subclinica, perché molto spesso la presentazione clinica di questa tipologia di paziente è con l'evento acuto e sappiamo tutti molto bene come il presentarsi in maniera acuta possa avere delle ripercussioni dal punto di vista prognostico notevole. È proprio per questo che se si riesce a intercettare il paziente in fase subclinica, quindi prima dell'evento acuto, si va sostanzialmente a migliorare quella che è la sua prognosi. In questo siamo aiutati dalle linee guida, siamo aiutati dagli score che ci devono aiutare a stimare correttamente la probabilità pretest di coronaropatia ostruttiva. Nelle ultime linee guida della cardiopatia ischemica uscite quest'estate c'è stato sostanzialmente un forte downgrading della probabilità pretest di coronaropatia. Vediamo qui il 10% stimato per il nostro paziente tipo, di cui ho elencato prima la storia clinica. Vedete 10% con le vecchie linee guida del 2013 e con quegli score che erano Diamond, Forest, era aggiornati, la sua probabilità per test di coronaropatia ostruttiva sarebbe stata stimata attorno al 38%.
Perché è importante fare questo? Perché una volta escluso il setting acuto, nel quale quindi c'è tutto un percorso clinico dedicato, quello che bisogna andare a fare è proprio capire come approfondire nella maniera migliore per il singolo paziente il setting clinico che ci troviamo di fronte, ovvero quello della sospetta coronaropatia ostruttiva. E quindi sappiamo come possiamo avere a disposizione un primo monitoraggio clinico, qualora il rischio sia solo molto basso, una referral diretto ad angiografia invasiva con anche il supporto funzionale invasivo, qualora il rischio pretest sia stimato come molto elevato, e poi tutta la fascia di mezzo dove, a seconda di un rischio un po' più basso, intermedio, un intermedio elevato, viene suggerito l'utilizzo di TAC oppure di test funzionali di secondo livello. Perché si propone l'ATAC e perché in queste nuove linee guida c'è stato un avanzamento di classi di indicazione per quanto riguarda l'ATAC cardiaca. Per esempi come questo, un paziente di 53 anni con plurimi fattori di rischio cardiovascolare e con toracalgia atipica che ha fatto test da sforzo e scintigrafia entrambe positive, ma andiamo a vedere bene come a rendering 3D e come all'angiografia e all'analisi segmento per segmento sostanzialmente si escluda la presenza di coronaropatia ostruttiva. Qual è il vero valore aggiunto dell'attacco? È quello che ci fa vedere nel dettaglio la patologia. E andare a vedere nel dettaglio la patologia ci consente di andare a identificare tutte quelle caratteristiche di patologia, non solo come riduzione di lume, ma anche come caratteristiche di composizione di placca, con quelle caratteristiche che vengono definite ad alto rischio, come il remodeling positivo, le spotty calcification, un elevato burden di placca, o il segno del napkin ring, che sono chiaramente associati con un'aumentata tendenza ad avere eventi acuti. È proprio per questo che studi prospettici che hanno fatto un follow-up molto lungo, come questo del gruppo scozzese con lo Scott Heart Investigators, che nel 2018 ha pubblicato su New England l'update a 5 anni di follow-up, si vede chiaramente come i pazienti con toracalgia che sono stati screenati inizialmente con l'attacco cardiaca hanno avuto un follow-up nettamente migliore rispetto a quelli valutati con standard of care, soprattutto perché appunto è stato possibile andare a identificare la patologia in questa fase subclinica. Ma come possiamo comportarci nel caso in cui all'aumentare solitamente della probabilità pretest di coronaropatia compaia un esteso burden di patologia, soprattutto con patologia calcifica che mal ci consente di stimare la riduzione di lume? Sostanzialmente diventa fondamentale in questi pazienti andare a valutare l'ischemia. E questo non è un problema che riguarda soltanto l'inquadramento di tipo non invasivo. Prima di tutto si vede come poter predire la presenza e stimare la presenza di ischemia sia fondamentale per poter eseguire la rivascolarizzazione, e quindi questo tipo di ambito riguarda anche la valutazione invasiva. È proprio per questo che è ormai da una decina d'anni che è stato è stabilito con ruolo molto forte il ruolo dell'FFR invasivo, della fractional fluorescence invasiva. Che cos'è? Sostanzialmente si va a stimare quello che è la caduta pressoria a monte e a valle di una stenosi in una condizione di massima iperemia, proprio perché si è visto che questo è chiaramente correlato con la aumentata incidenza di eventi cardiovascolari. È chiaro che questo aspetto fisiologico è strettamente connesso con l'aspetto anatomico, perché come questa slide può far vedere, è diverso per un tubo d'acqua andare a innaffiare un piccolo appezzamento di giardino piuttosto che un giardino all'italiana molto esteso come quello che vedete in basso a destra. E quindi è proprio per questo che una stenosi identica, uguale dal punto di vista anatomico, in termini di riduzione di calibro, può avere un significato estremamente diverso se noi andiamo a valutare questa stenosi in un miocardio normale o in un miocardio nel quale c'è già stato un pregresso danno ischemico, parte del tessuto miocardico è morto e quindi si riesce a garantire un adeguato afflusso di sangue anche in presenza di stenosi importanti. E questo vale non solo in presenza di pregressi danni infartuali, ma anche nel caso in cui, per ad esempio, occlusioni croniche, si renda necessario andare a fornire dei collaterali che possano supplire i territori che sono caratterizzati da un'ostruzione completa.
Questo ruolo di gold standard dell'FFR è stato guadagnato sul territorio e sostanzialmente è stato guadagnato grazie agli studi FEM1 e FEM2, che hanno fatto vedere come la prognosi dei pazienti soggetti a rivascolarizzazione sia nettamente migliore se la rivascolarizzazione viene guidata mediante l'utilizzo dell'FFR invasivo e non soltanto con una visione angiografica. Non solo, nel FEM2 è stato dimostrato come i pazienti che hanno un FFR superiore allo 0,8 anche in presenza di coronaropatia ostruttiva godono di una buona prognosi come quelli che in presenza di FFR invasivo inferiore a 0,8 sono stati rivascolarizzati. È proprio per questo che si è deciso di provare ad applicare questo tipo di approccio anche nei dataset non invasivi, come ad esempio con la TAC cardiaca. Naturalmente è una stima, quindi bisogna applicare delle assunzioni. Naturalmente il primo punto di cui partenza è la massa miocardica, quindi è importante andare a quantificare il tessuto miocardico che possa che è sotteso dall'albero coronarico. Il secondo tipo di assunzione che viene fatta riguarda quello di poter stimare in maniera accurata la reale resistenza applicata da parte del microcircolo. E infine, punto cruciale, poter predire mediante modelli matematici quella che può essere la risposta a uno stimolo vasodilatatore, come quello ad esempio applicato mediante la somministrazione di adenosina nel momento in cui si va a fare la valutazione dell'FFR invasivo. Con tutte queste assunzioni di tipo teorico, è possibile quindi estrarre una ricostruzione 3D dal nostro dataset TAC, applicare delle leggi di dinamica di fluidi computazionali che ci permettono di ottenere una ricostruzione tridimensionale con un particolare codice colore dove punto punto è possibile andare a valutare quello che è la fractional flow reserve, quindi andando a fare una valutazione a monte e a valle della stenosi. Che cosa comporta dal nostro punto di vista? Molto semplicemente, acquisiamo le immagini e a questo punto queste immagini devono essere elaborate. Naturalmente ci sono diversi software disponibili in commercio, ma quelli che al momento sono riconosciuti con una solida evidenza scientifica è soltanto il software garantito dalla società americana Airflow. Quindi si acquisisce lo scan, si invia tramite delle connessioni online dedicate i dataset e poi nel giro di poche ore si riceve il risultato. È una metodica accurata? È una metodica accurata. Ci sono diversi studi di validazione, di cui il principale è l'NXT Trial, che ha dimostrato come nei confronti del gold standard FFR invasivo, l'FFRCT sia molto più accurata anche dell'angiografia coronarica invasiva. E non solo è accurata, ma è anche riproducibile. È stato dimostrato come l'analisi dello stesso dataset porti al fornire valori di FFRCT che sostanzialmente vanno a sovrapporsi. Questo non solo nel dataset favorevole di pazienti con patologia fibrolipidica, dove gli artefatti da Blooming sono assenti se non ridotti, ma anche in presenza di patologia calcifica importante. Qual è il grosso impatto che può avere questa metodica? Sostanzialmente ci aiuta a impedire l'esecuzione di angiografie coronariche inutili. È quello che ci ha fatto vedere lo studio platform al quale il Monzino ha avuto l'onore di partecipare, nel quale sostanzialmente si è visto come andare a pianificare la gestione dei pazienti con sospetta cardiopatia ischemica andando a introdurre il tool di FFRCT sia possibile abbattere del 61% le coronarografie che poi non avrebbero portato a una rivascolarizzazione coronarica. E questo naturalmente ha un notevole impatto anche dal punto di vista economico, in quanto si va a impedire un ricovero ospedaliero con delle procedure invasive che hanno quindi dei costi connessi. Ma non ci si ferma qui, nel senso che è possibile anche andare a estrarre ulteriori dati che non siano soltanto il valore punto punto dell'FFRCT, ma che possa essere la valutazione del gradiente a livello di placca, possa essere una stima dei valori di pressione in millimetri di mercurio a livello del vaso target, oppure andare a dare parametri più fini come lo shear stress di parete o lo shear stress di placca, che si è visto come possono essere connessi con la capacità di predire lo sviluppo di eventi. Qui si vede bene un caso nel quale in presenza di coronaropatia bivasale, discendente anteriore e
arteria coronaria destra, delle features di placca e di FFRCT diverse portino nel tempo, e quindi a circa 6 mesi, a un esito completamente diverso. Nel primo caso con un delta FFR patologico, con un Wolschler stress, uno stress di placca decisamente patologici, si è avuto poi nello sviluppo dei mesi successivi l'evento acuto, cosa che invece non è successo in un contesto di placca apparentemente più stabile. Ma non è solo la possibilità di dare quei parametri più fini, anche il semplice solo valore di FFR, CT, superiore o inferiore a 0,8, è già capace di stratificare bene la prognosi dei nostri pazienti. E lo è in grado di farlo non solo in un follow-up ristretto a 90 giorni, nel dire sostanzialmente chi con la coronaropatia ostruttiva andrà o meno a rivascolarizzazione, ma anche pazienti nello stesso corte, ma valutati in 360 giorni. È proprio per questo che si moltiplicano le esperienze di applicazione clinica nella vita clinica reale di questo tool. C'è una grossa esperienza da parte del gruppo danese di Aarhus, nel quale sostanzialmente sono arrivati a descrivere una flowchart nel quale nella patologia a basso rischio, quindi non solo come feature di placca, ma anche come stenosi, è sufficiente l'optimal medical therapy, quando invece in presenza di placche ad alto rischio è accettato il referral diretto alla coronarografia, invece in contesto di rischio intermedio è possibile applicare il tool dell'FFRCT che, se chiaramente patologico sotto lo 0,75, porterebbe all'indicazione a rivascolarizzazione; se negativo sopra 0,8 ci rassicura e ci guida a una terapia medica ottimizzata, e invece in una fascia un po' più grigia tra 0,75 e 0,80 può essere suggerito un approccio inizialmente conservativo con optimal medical therapy e quindi un follow-up un po' più stretto. Naturalmente è una metodica non invasiva, è una metodica che prevede nel suo interno delle assunzioni dal punto di vista fisiopatologico, ed è per questo che è soggetta a limitazioni. In particolare la più grossa limitazione è quella legata a un basso valore predittivo positivo, nel senso che se è sempre presente una buona performance nelle stenosi di grado lieve, quindi ad esempio come 31-49%, nel setting di grado moderato, che paradossalmente è il contesto che più ci interessa, spesso l'accuratezza diagnostica e il valore predittivo positivo non sono così ottimali. Che cosa si può fare in questo contesto? Beh, potete vederlo anche voi dal confronto di questi due casi. Nel caso a sinistra vediamo come è presente un graduale calo del valore di FFRCT, che può essere apprezzato con una diversa scala cromatica che cambia dall'azzurro al verde, giallo e quindi rosso. Invece nel caso a destra è possibile identificare una chiara patologia ostruttiva dal punto di vista anatomico, al quale è associato un chiaro cambio di colore e quindi di valore di FFRCT in un lasso anatomico veramente ristretto. Ed è proprio per questo che vi faccio vedere, prima di tornare al nostro paziente iniziale, un caso di un 49enne, anch'esso con fattori di rischio cardiovascolare, che nel 2017 aveva fatto un test da sforzo negativo, ma che per comparsa di toracalgia tipica e palpitazioni nel marzo del 2019 è stato sottoposto ad angiografia coronarica non invasiva. Vado a prendere le immagini. Allora, abbiamo già fatto una ricostruzione tridimensionale di tutto l'albero coronarico, e a questo punto è possibile andare a vedere dal punto di vista anatomico la presenza e l'estensione di coronaropatia. Eccoci qua, adesso dovrebbe essere possibile apprezzare l'anatomia coronarica. Vediamo come a livello della discendente anteriore, ricostruita sia in modalità rettilineizzata che in modalità assiale, è possibile andare ad apprezzare, adesso mi muoverò dal tronco comune scendendo a livello dell'arteria discendente anteriore, è possibile andare a identificare una coronaropatia prevalentemente fibrolipidica, ma che ha anche componenti calcifiche, eccole qui, nel passaggio tra tratto prossimale e medio, che andando a eseguire una quantificazione
comporta una riduzione di calibro che rasenta il grado moderato. Quindi in un paziente che presenta una riduzione di calibro di grado lieve moderato a livello di arteria discendente anteriore medio prossimale in assenza di altra coronaropatia di rilievo, qui vediamo un'arteria circonflessa dominante che si va a, appunto a dipanare a livello del solco atrioventricolare fino a dare l'arteria discendente anteriore, diversi rami marginali posterolaterali in assenza di coronaropatia ostruttiva. A questo punto ci troviamo quindi un paziente che ha una coronaropatia che potenzialmente è in grado di dare ischemia in assenza di una chiara lesione ostruttiva. A questo punto andiamo ad applicare l'analisi dell'FFRCT e sostanzialmente che cosa vediamo? Innanzitutto vediamo un modello, come vi dicevo prima, tridimensionale, nel quale è possibile andare ad apprezzare per i singoli segmenti coronarici che sono ricostruiti e vedete colori nel momento in cui è possibile andare ad avere un calibro superiore ai 2 mm, vedete come quindi possiamo orientare a piacimento lungo tutti gli assi dello spazio il nostro dataset e a questo punto è possibile mediante il tasto sinistro del mouse andare a ottenere la valutazione punto punto dell'FFRCT. Ad esempio l'abbiamo fatto a livello dell'arteria discendente anteriore distale che presenta il valore di cutoff sostanzialmente di 0,75 e valori negativi a livello della destra non dominante e delle principali diramazioni dell'arteria circonflessa che è arteria dominante. A questo punto che cosa è possibile fare? È possibile fare, partendo dal tronco comune, una discesa lungo l'arteria discendente anteriore nel quale è possibile visualizzare punto punto il valore di FFRCT e vedete come nei segmenti superiori a 2 mm è presente da questo punto in poi una discesa graduale di questo appunto valore di FFRCT in assenza di un chiaro drop off, di un chiaro delta in presenza di una specifica patologia aterosclerotica e questo fino a che si giunge a livello apicale dove come vi ho fatto vedere prima era presente il valore di 0,75 e quindi un quadro nel quale noi in maniera abbastanza confidente possiamo concludere il referto mediante la presenza di un'aterosclerosi coronarica che non è rilevante dal punto di vista emodinamico. Questo come ci impatta dal punto di vista della gestione del paziente? Beh, andiamo a modificare la terapia medica introducendo una statina ad alte dosi, come suggerito dalle ultime linee guida sulle dislipidemie, anch'esse uscite quest'estate, con anche terapia con acido acetilsalicilico. Questo paziente, nel che poi ha risolto i sintomi, che evidentemente non erano in natura cardiaca da sé, non ha avuto eventi di rilievo a un follow-up di 6 mesi. A questo punto, torniamo nel nostro paziente iniziale. Paziente che, come abbiamo detto, aveva una probabilità di rischio stimato col vecchio score del 38%, con le nuove linee guida del solo 10% e che a questo punto può essere studiato mediante l'esecuzione di TAC cardiaca. Andiamo a prendere il dataset, usciamo dal caso precedente. Non so, Sebastiano Gili, vuoi darci un tuo punto di vista come emodinamista nel mentre che carichiamo le immagini su quello che può essere il ruolo di questo tipo di metodica, non solo dal punto di vista anatomico, ma anche dal punto di vista funzionale? Beh, sicuramente il potenziale della TAC per l'emodinamista è quello di fornire un paziente già completo, già preparato, pronto per, idealmente porta in sala il paziente già pronto per su cui andare a fare l'angioplastica direttamente. Abbiamo il dato anatomico che ci può guidare, il classico della TAC che ci può guidare sia per identificare le lesioni potenzialmente target, sia il dato funzionale, che per cui uno ci evita magari di doverlo calcolare noi in sala con l'FFR e comunque già ci dà un'idea di quello che ci aspetta su cui andare a intervenire. C'è l'aspetto di cui parlavamo prima, che forse appunto su cui sull'attack rispetto all'angiografia, rispetto all'FFR non invasivo rispetto all'FFR invasivo, e sicuramente l'attack ha il potenziale di darci una valutazione dell'FFR su tutto il ramo, dalla parte della porzione prossimale fino alla porzione apicale della discendente anteriore, per esempio, come abbiamo visto, per cui dandoci magari un gradiente, quello che per noi sarebbe il pullback, fatto al contrario di tutto il gradiente dell'FFR lungo il vaso, che magari può magari non coincidere perfettamente con quello che noi vediamo, ci aspettiamo dal punto di vista di intervento, nel senso una riduzione progressiva e graduale dell'FFR sì significativa,
ma rischia di non potersi trasformare in un angioplastica efficace in sala se non al costo di magari armare di stent tutta la coronaria dall'inizio alla fine. Per cui qua forse è anche la parte su cui è interessante vedere, forse anche sui casi che ci presenterai, come questa cosa qua si può valutare, come può andare a... come ci si può trovare d'accordo su questa cosa qua. Sicuramente dal punto di vista fisiologico magari per i sintomi del paziente la valutazione TAC è più completa, però se ragiono nell'ottica della sala può esserci un punto di mancanza di mismatch. Di mismatch, esatto. E volevo aggiungere anche un commento che secondo me è abbastanza importante. Da un punto di vista culturale, nell'ambito della cardiologia interventistica, perché questo ci dicevano fondamentalmente gli studi FEM1 e FEM2, sostanzialmente il valore addizionale della FFR invasiva è nell'ambito del contesto della stenosi di grado intermedio, nel quale ovviamente circa una metà hanno ischemia e una metà non hanno ischemia. E quindi sostanzialmente la stenosi come guida dell'indicazione all'FFR. Tu fai la coronarografia, valuti l'entità della stenosi e poi sulla base di quello decidi se ne hai bisogno o meno e decidi se procedere alla FFR invasiva. In realtà da quando abbiamo iniziato a applicare la FFR CT nell'ambito della TC cardiaca ci siamo resi conto che la stenosi è uno dei determinanti patologici dell'FFR CT, ma anche di fatto dell'FFR invasiva, perché esiste un altro attore molto importante che è la plaque composition, nel senso che a parità di stenosi una placca con certi tipi di caratteristiche che guarda caso coincidono con le caratteristiche dell'iris plaque ha maggior probabilità di avere un FFR patologica rispetto a chi ha la stessa stenosi con una placca le cui features non sono quelle della placca a rischio. E quindi questo secondo me è un elemento da sottolineare come plus della TC cardiaca, perché abbiamo la triade del determinante del profilo prognostico del paziente, che è la stenosi, sicuramente non accurata come la coronarografia, ma comunque la stenosi è valutabile, le plaque characteristics, che è sicuramente una peculiarità dell'attacco, che in angiografia puoi solo valutare se applichi tecniche addizionali, vedi IVUS o CT, e poi a questo punto l'FFR CT. Secondo me la triade deve essere sempre vista in tutte e tre le sue componenti per decidere poi quello che è il miglior approccio in termini gestionali terapeutici del paziente, sia che si esiti in terapia medica, statina ad alto dosaggio, sia che si esiti poi in una procedura di rimascolarizzazione. Perfetto. A questo punto torniamo al nostro paziente nel quale appunto abbiamo già eseguito una ricostruzione di tutto l'albero coronarico non invasivo mediante la TAC. Vediamo, e vi faccio vedere accanto, la ricostruzione rettilinizzata e la valutazione in asse corto, nel quale sostanzialmente è possibile andare a identificare la presenza di coronaropatia già a livello prossimale, prevalentemente calcifica, non esclusivamente, prevalentemente calcifica, con una riduzione di calibro in particolare a questo livello che assume l'entità di grado moderato. Quindi ci mettiamo in questo punto, che è il punto con maggiore riduzione di calibro, dove è presente patologia prevalentemente calcifica, ma non solo. Vediamo poi invece come più a valle il vaso riguadagna calibro. Come nel caso precedente, la principale patologia è a livello dell'arteria discendente anteriore, i restanti rami sono sostanzialmente esenti da stenosi di rilievo. Vediamo anche una coronaria destra come presenta patologia di grado fibrolipidico non significativo a livello prossimale e a composizione mista a livello medio. A questo punto ci troviamo quindi un paziente che ha una coronaropatia prevalentemente a livello di arteria discendente anteriore, non esclusivamente a questa sede, perché abbiamo visto che anche l'arteria coronaria destra presenta dei restringimenti, e questo è un messaggio che bisogna dare nel momento in cui il paziente con una sospetta sintomatologia torna al medico curante, che quindi deve sapere come potersi comportare dal punto di vista di successiva gestione. A questo punto... Condividere PowerPoint forse? No, già in condivisione. Okay, a questo punto, ecco che cosa succede applicando l'FFRCT. È possibile andare a identificare come a livello del tratto prossimale e nel passaggio a tratto medio è presente quell'area di maggiore stringimento di calibro che dicevamo prima, nel quale è presente un chiaro drop-off che non raggiunge a 2 cm a valle della placca lo 0.1 di superiorità in termini di drop-off. Quindi è presente una certa riduzione
dell'FFR a cavallo di quella patologia, ma non è così brusca. Vedete poi come progressivamente il valore di FFR-CT va a ridursi in maniera progressiva, appunto, finché si giunge a un valore di 0,73 a livello di stadio. Che cosa si può fare a questo punto? Abbiamo quindi un paziente che ha una coronaropatia di grado moderato dal punto di vista anatomico, delle caratteristiche di FFR-CT che non sono totalmente trancianti, a questo punto è possibile andare a completare la nostra valutazione con uno studio di perfusione. Quello che si propone adesso è uno studio di perfusione in TAC. Naturalmente, qual è il presupposto? Il presupposto è quello fisiopatologico, nel quale in una condizione a riposo è presente sostanzialmente tra i 50 e i 150 mm di mercurio di valori di pressione, un'autoregolazione del circolo coronarico in grado di garantire un costante afflusso di sangue, autoregolazione che viene persa nel momento in cui si va a somministrare uno stimolo massimale, come può essere una vasodilatazione farmacologica indotta dall'adenosina. Quali sono le prerogative per poter sfruttare questo tipo di comportamento fisiopatologico con la metodica TAC? Naturalmente bisogna somministrare mezzo di contrasto, perché tramite la valutazione di attenuazione del tessuto miocardico reso evidente dalla somministrazione mezzo di contrasto che noi possiamo andare a identificare differenze di densità tra un tessuto miocardico target e uno remoto. Naturalmente la risoluzione spaziale, temporale e di contrasto garantite dalle scanner di ultima generazione sono quelle che poi consentono di poter ottenere un'analisi che sia accurata e riproducibile. Elemento chiave, a nostro avviso, è anche la copertura garantita dal detettore, ovvero poter ottenere una acquisizione di tutto il pacchetto cardiaco con una sola rotazione del tubo garantisce di poter avere una valutazione miocardica che sia contemporanea a livello di tutto il miocardio, dalla base all'apice. Il paziente viene preparato come viene preparato qualsiasi paziente che viene sottoposto ad esami funzionali farmacologici con farmaci che inducono vasodilatazione, quindi sostanzialmente deve evitare caffè, tè, cioccolato, energy drink, così come alla luce di quello che è l'evidenza suggerita da alcuni ricercatori di letteratura, l'utilizzo di beta bloccanti e nitrati dovrebbero essere evitati, o quantomeno l'acquisizione dello dataset stress andrebbe ritardata di almeno un quarto d'ora a 20 minuti, qualora questi farmaci siano stati utilizzati nell'acquisizione di un dataset a riposo per ottenere delle immagini che siano ideali dal punto di vista anatomico non invasivo. Ci sono due tipi di protocolli che noi possiamo applicare al nostro paziente che andiamo a valutare con la TAC da stress. Il primo protocollo è quello statico, nel quale sostanzialmente viene riprodotta l'acquisizione che noi eseguiamo quando valutiamo il circolo anatomico. Semplicemente questa esecuzione, questa ulteriore scansione viene eseguita all'apice della somministrazione di adenosina con i canonici 140 microgrammi pro chilo, idealmente tra il terzo e il quarto minuto di somministrazione. Naturalmente uno dei maggiori vantaggi di questo tipo di approccio è che con gli scanner di ultima generazione viene già ridotta l'esposizione a radiazioni ionizzanti del dataset a riposo, e a maggior ragione questo tipo di approccio viene conservato anche per il secondo data stress. Per quanto riguarda invece i potenziali aspetti negativi di questo tipo di approccio, beh, naturalmente è il tempo col quale noi andiamo ad acquisire questo dataset, perché noi otteniamo una fotografia, quindi è fondamentale avere un po' di esperienza, guadagnare un po' di expertise per poter capire in un paziente che risponde in maniera iperdinamica alla somministrazione di un vasodilatatore qual è il momento esatto nel quale andare a fare l'acquisizione del dataset da stress. Naturalmente anche le caratteristiche del paziente, come l'obesità o come il suo cardiac output, incidono in maniera chiara su quello che può essere il corretto timing di acquisizione. Il secondo tipo di protocollo è il protocollo di tipo dinamico, che sostanzialmente altro non è che andare a eseguire diversi campionamenti uno dopo l'altro da quando il mezzo di contrasto viene iniettato, fase di Wu-Xin, alla fase di picco di perfusione miocardica e seguito poi dalla fase di washout. Quindi che cosa si fa? Si va a ottenere
una curva che va a stimare la variazione di densità dei singoli segmenti dal miocardici nel corso del passaggio del mezzo di contrasto, viene paragonato con quello di un reference arterioso, solitamente il vaso aortico, e a questo punto è possibile ottenere una quantificazione mediante l'applicazione di modelli di deconvoluzione e specifici algoritmi. Questo a che pro? Al fine di ottenere il maggior punto di forza di questo tipo di approccio, che è una quantificazione del flusso ematico miocardico. Perché? Perché si è già visto come con altri scanner, su di tutti la PET, questo possa essere molto robusto in termini di descrizione del fenomeno ischemico. I principali aspetti negativi, come è facilmente intuibile, andare a eseguire diverse scansioni ripetute nel corso di circa 30-40 secondi, ovviamente espone a una maggiore radiazione ionizzante. In passato, con i vecchi tipi di approcci, prevalentemente shuttle mode, ovvero lettino che fa avanti e indietro da due specifiche posizioni e che quindi campiona ripetutamente anche porzioni sovrapposte di miocardio, l'esposizione di solo questo dataset oscillava tra i 9 ai 12 millisievert. Beh, con gli ultimi scanner questa cifra si è notevolmente ridotta. Per quanto riguarda il primo approccio, il metodo di tipo statico, il tipo di analisi che più di tutti si è dimostrato robusta e applicabile è un'analisi qualitativa. Sostanzialmente si va a vedere un'ipodensità a livello subendocardico, e tanto più è l'ischemia, tanto più si estende transmurale, in corrispondenza di un vaso coronarico che presenta un restringimento dal punto di vista anatomico. È possibile anche offrire un'analisi semi-quantitativa con quel valore che è chiamato transmural perfusion ratio, che altro non è che andare a un rapporto tra le densità valutate a livello subendocardico con il layer subepicardico, anche se a nostro avviso l'approccio di tipo qualitativo risulta essere non solo più veloce, ma anche più riproducibile nel momento in cui siamo in grado di discriminare con adeguata accuratezza la presenza di artefatti. Per quanto riguarda invece l'approccio di tipo dinamico, come detto in precedenza, quello che si va a fare è una quantificazione del flusso ematico miocardico mediante il paragone della variazione di densità dei singoli segmenti miocardici con quello di un reference arterioso. Quindi vedete in questa slide riassunta la fase di Wuxin in blu, la fase di enhancement di picco, che è la fase in rosso, e la fase di washout in verde. Come vedete, nell'asse delle ascisse abbiamo il tempo, sono indicati circa una quarantina di secondi, nella sequenza a nostra disposizione i secondi sono circa 45, per il quale è possibile, col paziente che respira in maniera controllata, quindi respiro libero, ma regolare e costante, è possibile ottenere un'ottima qualità di campionamento di tutti i segmenti miocardici, che vedete rappresentati qui in basso, a paragone con quello che è il nostro reference vascolare, che è la aorta ascendente. Ecco quindi qui rappresentato una tipica analisi in cine di quello che viene fatto. Il contrasto arriva nel settore destro, quindi arriva a livello del blood pool e del miocardio, e a questo punto si ottiene il washout. Una volta ottenuto questo dataset, è possibile andare con un dedicato software a fare un'analisi nei principali assi dello spazio, finché si ottiene una mappa con codice colore, dove il colore è codificato in base alla variazione del miocardio a blood flow, in modo tale che è possibile ottenere, sia con la mappa sovrapposta sul miocardio che con delle mappe a Bullae, una rappresentazione del flusso miocardico ematico. E questo è stato dimostrato da diversi lavori preliminari, anche in modelli suini, come la variazione di miocardio blood flow sia estremamente relata alla variazione di valutazioni funzionali di tipo invasivo. E come si dimostri essere robusta anche in setting di tipo polisegmentario, come in questo caso nel quale sia la coronaria destra che la discendente anteriore sono coinvolte da patologia chiaramente critica a livello della destra e estesamente calcifica a livello della discendente anteriore, ma nella quale è possibile andare a identificare chiaramente le aree di muscolo cardiaco sottese a queste basi che soffrono di una riduzione di flusso ematico nel momento in cui si va a eseguire uno stress farmacologico.
Come si esegue routinariamente una stress ITP? Bene, lo schema che noi proponiamo per i pazienti naive, che quindi non hanno una storia di precedente rivascolarizzazione, prevede innanzitutto una preparazione del paziente con un ECG di base e con la somministrazione di beta bloccante, se indicato in termini di frequenza cardiaca, e di nitrati, che consente un'adeguata vasodilatazione a riposo per poter eseguire, quindi, dopo circa 5 minuti, una valutazione anatomica non invasiva a riposo. Tra l'altro, da questo dataset è possibile poi ottenere, qualora ce ne sia la possibilità, anche una valutazione di FFR-CT. Non appena si è conclusa la fase di analisi di REST-CCTA, viene raccomandata una pausa per smaltire i farmaci somministrati e il mezzo di contrasto somministrato di circa 10-20 minuti. Quindi se ci si riesce a orientare su un quarto d'ora a 20 minuti, direi che è una tempistica ottimale. A questo punto si somministra l'adenosina al dosaggio di 140 microgrammi per chilo per circa 4 minuti e tra il terzo e il quarto minuto si va a eseguire la seconda acquisizione, statica o dinamica, a seconda dell'expertise locale e della disponibilità della macchina. Ecco, a questo punto, dopo aver fatto un escorso su quelli che sono i principi teorici della CT perfusion, andiamo a vedere come si è comportata la perfusione miocardica del nostro paziente, nel quale avevamo identificato la coronaropatia di grado moderato a livello dell'arteria discendente anteriore. Allora, usciamo dalla valutazione anatomica. E a questo punto andiamo a vedere come si comporta la perfusione. Innanzitutto possiamo saltare la valutazione della analisi della perfusione a riposo, perché è un paziente nel quale non è presente un pregresso evento ischemico, quindi la valutazione della perfusione a riposo risultava del tutto normale. Ci dedichiamo direttamente all'analisi della perfusione dopo somministrazione dello stimolo farmacologico. Eccolo qua. A questo punto il nostro dataset viene aperto in tutte le fasi che noi abbiamo acquisito, in questo caso dal 40 all'80% del ciclo cardiaco. Andiamo a predisporci nella fase che solitamente utilizziamo per l'analisi della perfusione, che è la fase più vicina alla telediastole, in questo caso l'80%. E lo andiamo a rappresentare in tutte le nostre valutazioni. A questo punto cosa facciamo? Ci serviamo della possibilità di ruotare il nostro dataset secondo i piani che più desideriamo, in modo tale da andare a ottenere una valutazione in asse corto. Ok. Due camere rappresentata da questo riquadro blu, tre camere rappresentata da questo riquadro verde, con quindi una asse corto a livello del nostro riquadro arancione. A questo punto togliamo gli assi in modo tale che non ci disturbino nell'analisi, andiamo a ingrandire il nostro riferimento di asse corto, andiamo ad aumentare, togliamo l'immagine di riferimento, riusciamo a toglierlo, allora andiamo ad aumentare lo spessore di valutazione e utilizziamo questa particolare finestra che ci aiuta nel fare una valutazione della perfusione e andando a lavorare sulla finestra andiamo a esaltare quello che può essere la perfusione miocardica. Partiamo da un'analisi a livello più basale, quindi vediamo come queste intense aree nere abbiano un atteggiamento prevalentemente a linea, ok? Vedete come taglia in maniera riproducibile il miocardio. Questo è un tipico comportamento di artefatti ed è importante distinguerlo, lo vediamo bene anche a livello della parete anteriore basale, come questa differente densità in una così breve distanza sia un tipico comportamento artefattuale, e scendendo dalla base verso l'apice andiamo a vedere come non sia possibile identificare una chiara area di ipodensità subendocardica se non a livello
di questo punto, dove però anche qui assume un aspetto prevalentemente lineare, prevalentemente transmurale e molto focale. Quindi dopo, ma insomma, una volta che si acquisisce un po' di confidenza, si riesce a stabilire con adeguata confidenza come questo tipo di macchie nere che noi vediamo all'interno del miocardio di fatto altro non siano che artefatti. Quindi facendo una valutazione dalla base all'apice di questo nostro dataset acquisito dopo somministrazione di adenosina, arriviamo a giudicare questo tipo di analisi come negativa in termini di ischemia inducente. Andrea, se posso solo interromperti per una domanda. Visto che la perfusione è statica, proprio perché è soggettiva, quindi è legato un po' all'esperienza personale, richiede una learning curve abbastanza prolungata. L'approccio di perfusione statica con tecnica dual energy sulla base dei dati disponibili in letteratura, ritieni che possa, come dire, un po' aiutare nel identificare in maniera un pochettino più oggettiva quelli che sono i falsi difetti di perfusione dalla tube perfusion defect? Lo è assolutamente, nel senso che nel momento in cui si va a studiare come si comporta la densità miocardica a livello di diversi livelli di energia, è possibile andare a identificare reali difetti di perfusione che risultano riproducibili sia che io vada a valutare il mio muscolo cardiaco a 70-80 kV, che sono le soglie che maggiormente rendono evidente la presenza di ischemia inducibile, a livelli solitamente 120-140 kV, dove solitamente gli artefatti vengono totalmente aboliti e dove invece rimangono presenti, seppur in maniera meno evidente, i difetti di perfusione. Per cui in assenza della possibilità di una valutazione di tipo dinamico che fornisca un numero che quindi all'inizio risulti più facile dal punto di vista interpretativo, se è presente la possibilità di fare studi soltanto dal punto di vista statico, la possibilità di aggiungere la valutazione dual energy aumenta la robustezza di questo tipo di analisi, senza dubbio. A questo punto, quindi, abbiamo dato come negativa la nostra valutazione, torniamo al nostro PowerPoint, nel quale il messaggio finale è stato: paziente che ha una coronaropatia di grado moderato con un FFRCT dubbio, ma una valutazione di perfusione miocardica negativo. Ecco quindi che cosa andiamo a fare. Andiamo a fare lo studio angiografico coronarico, che documenta come la coronaria destra non presenti stenosi di rilievo, la coronaria sinistra presenti dei restringimenti non significativi dal punto di vista anatomico, ma in particolare alla valutazione di FFR invasivo si ottiene un valore finale assolutamente negativo. A questo punto, che cosa, come si conclude la storia del nostro paziente? Si conclude senza l'applicazione di stent, con il messaggio di proseguire la terapia medica ottimizzata, ma quello che più conta è che a 30 mesi di follow-up non sono stati risultati eventi dal punto di vista cardiovascolare. Quindi un messaggio che viene dato da questo caso clinico è anche che dal punto di vista prognostico, in presenza di coronaropatia, l'assenza di ischemia inducibile comporta una buona prognosi. Da queste preliminari analisi, che cosa emerge? Chi è che deve fare la parte del leone tra queste due metodiche, tra FFRCT e stress CTP? Sostanzialmente lo studio che Perfection, che abbiamo condotto in questo centro, ha mostrato che entrambe le metodiche, sia l'FFRCT che la stress CTP, sia dal punto di vista statico che dal punto di vista dinamico, siano risultate sovrapponibili in termini di accuratezza diagnostica. Che cosa è emerso però in entrambi i tipi di approcci, cioè statico e dinamico, in confronto all'FFRCT? Un migliore valore predittivo positivo. È proprio per questo che andare a vedere come come impatta l'applicare questo tipo di metodiche dal punto di vista clinico fa vedere come in generale suddividere la coronaropatia come sotto il 50% dal punto di vista anatomico, sopra il 70% o di grado moderato 50-70%, comporti poi una redistribuzione nel momento in cui si va a fare una coronarografia con valutazione di FFR invasivo. Questa fetta del 30% di pazienti di grado moderato del nostro dataset Perfection è stata nettamente ridotta al 17% mediante l'applicazione dell'FFRCT, e naturalmente un'ottima stratificazione è stata ottenuta anche mediante l'applicazione della stress CTP. Ed è proprio in questo flowchart nel quale è possibile andare
a selezionare in maniera sequenziale questi tipi di tool dal punto di vista funzionale, quindi si parte con una metodica non invasiva come l'FFRCT senza uno stress e solo se necessario, quindi solo nei casi di FFRCT borderline si va a dare la seconda acquisizione con lo stress CTP, è possibile ottenere probabilmente il miglior tipo di approccio, perché a fronte di ottimi rate di riclassificazione e di agreement in termini con la con referto finale, con la possibilità di andare a stabilire il vaso target e rivascolarizzazione, l'approccio combinato quindi con la stress CTP fatta soltanto a chi ha l'FFRCT borderline, consente sull'overall della popolazione una riduzione della dose non indifferente. Ed ecco quindi l'algoritmo che ci sentiamo di proporre nei pazienti che presentano una probabilità pre-test intermedio elevata di coronarapatia in un primo sospetto clinico: si va da prima a identificare la patologia dal punto di vista anatomico. A questo punto l'FFRCT nei casi dubbi sarebbe il primo test da suggerire se fattibile, e nei casi di dubbi, discordanza o indisponibilità andare a dare una valutazione di tipo funzionale di perfusione con la TAC, in modo tale da selezionare al meglio i pazienti che poi finiranno a coronarografia. Ed ecco quindi, per chiudere, l'ultimo caso che vi propongo: un 63enne con plurimi fattori di rischio cardiovascolare, con una recente insorgenza di angina giudicata dal curante di tipo tipico. Vediamo come in una acquisizione TAC che ha visto la somministrazione di due dataset, a riposo e da stress, la dose totale sia stata di soltanto 5,2 millisievert. Dal punto di vista anatomico, il nostro paziente, andiamo molto rapidamente alla ricostruzione coronarica, aveva la presenza di una coronaropatia soprattutto a livello dell'arteria discendente anteriore prossimale e media, quantificata, e adesso ve lo mostrerò, dal punto di vista del referto finale di grado anche qui moderato, quindi tra il 50 e il 70%. In particolare vi porto l'attenzione a questo livello, quindi nel passaggio tra tratto prossimale medio c'è una prima patologia che ha una composizione mista calcifica e fibrolipidica, seguita da un successivo restringimento che comporta una riduzione del lume di circa il 60% in biforcazione con poi dei diagonali e dei rami settali con un'ulteriore componente fibrolipidica più a valle. E vedete come poi il calibro viene riguadagnato in maniera abbastanza evidente a valle di tutto questo distretto patologico. I restanti vasi non presentavano particolari stenosi di rilievo. A questo punto quindi è stato possibile andare a implementare la nostra valutazione mediante l'analisi di FFRCT. L'analisi di FFRCT ha fatto vedere, vi ricordo solo qui la classificazione CAD-RAS, nei quali nel momento in cui si ha un restringimento di grado moderato viene consigliata la valutazione funzionale, ed è quello che possiamo fare da prima con un approccio con FFRCT, e vediamo come a livello della prima patologia che noi andiamo a identificare, di quella lunga patologia, si ottiene un primo drop-off, vedete, si arriva fino a 0,85, finché poi si ottiene un drop-off anche qui chiaro, finché si arriva a 0,82. Un drop-off meno evidente a livello del passaggio in pieno tratto medio. A questo punto l'FFRCT alla fine dell'arteria discendente anteriore, nella sua porzione più apicale, sarà chiaramente patologico in un valore che si attesta attorno agli 0,70. A questo punto quindi che cosa abbiamo fatto? In presenza di un FFRCT che, come in precedenza, ci fa sorgere il sospetto di una rilevanza dal punto di vista funzionale della coronaropatia che abbiamo documentato, andiamo a vedere quella che è la perfusione da stress in un contesto nel quale la perfusione a riposo è risultata negativa. Come in precedenza vi faccio la ricostruzione con gli assi in modo tale da poter ottenere una ricostruzione di un asse corto che ci aiuti a fare la valutazione della perfusione. Anche qui andiamo a predisporre il volume che più di tutti ci dà confidenza nell'analisi della perfusione, che sono quelli più diastolici di quelli a nostra disposizione, e quindi andiamo all'80% del ciclo cardiaco.
A questo punto siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto in termini di asse corto, togliamo gli assi, andiamo a ingrandire, andiamo come in precedenza ad aumentare lo spessore di fetta e utilizzare una finestra che esalti le eventuali presenze di deficit di perfusione e andiamo a scegliere una finestra che bene esalti questo tipo di difetto. Bene, allora, che cosa è possibile ottenere? È possibile visualizzare dalla base la presenza di chiari difetti neri, li vedete, che si distribuiscono in maniera assolutamente riproducibile a livello subendocardico, a livello del setto anteriore, di parte della parete anteriore, della parete anterolaterale, che sono chiaramente confinati a livello della superficie subendocardica e che ottengono poi la loro massima espressione, vedete, subendocardio con subepicardio risparmiato, a livello settale apicale. Bene, la caratteristica di questo tipo di immagine di aspetto ci ha portato a dare una presenza di un deficit di perfusione da stress a livello dei segmenti che fanno capo all'arteria discendente anteriore. A questo punto il paziente è andato a coronarografia e che cosa abbiamo visto? Abbiamo avuto conferma dal punto di vista angiografico di una assenza di coronaropatia di rilievo a livello dell'asse destro. Per quanto riguarda l'asse sinistro, ve lo faccio vedere in questo ingrandimento, è possibile vedere la presenza di una coronaropatia di grado angiograficamente, Sebastiano, siamo sul 40-50% in questa valutazione, sì, se concordi? Assolutamente. A questo punto viene somministrata l'adenosina e in modo tale che si esegue la valutazione con FFR invasivo, vedete come a valle c'è un'ottima risposta in termini di vasodilatazione che esalta la presenza del restringimento a livello del tratto medio e a questo punto non solo si è ottenuta una valutazione di FFR invasivo patologico, con una valutazione anatomica invasiva mediante AEBUS si è ottenuta la misura di un 3.8 mm quadri, quindi la presenza di una stenosi chiara, non chiaramente critica, ma rilevante dal punto di vista funzionale. E quindi, se posso giusto un commento rapidissimo, probabilmente qui la evidenza di un'ischemia è il combinato tra una stenosi di grado moderato e un enorme territorio di distribuzione di quel vaso legato a una fatto che l'IVA sopravanza l'apice, soprattutto legata alla presenza di numerosissimi collaterali settali che a valle, contribuiscono esatto, a valle della stenosi. Ed è proprio per questo, se andiamo a riassumere il caso, è stato possibile in presenza di una coronaropatia anatomicamente di grado moderato alla valutazione non invasiva, mediante l'applicazione di valutazioni funzionali da prima l'FFACT e quindi la CT perfusion, ottenere un'indicazione a una rivascolarizzazione corroborata da una valutazione di FFR invasivo. Ed è proprio per questo che vorrei chiudere con quello che è il principale messaggio che questi tool sono in grado di fare, ovvero danno un valore aggiunto nel momento in cui c'è una coronaropatia non chiaramente significativa dal punto di vista anatomico non invasivo, oppure in setting particolarmente challenging come la coronaropatia estesamente calcifica. Naturalmente, prima di passare alla chiusura, vi ricordo come alla grande crescita clinica dal punto di vista della TAC cresca anche l'interesse scientifico ed educazionale, per cui vi invito a prendere in considerazione la possibilità di ottenere una certificazione rilasciata dalla Società Europea di Cardiologia per quanto riguarda la TAC cardiaca, perché non è prerogativa dei radiologi, ma è anche un vivo interesse dal punto di vista del mondo cardiologico. Vi ricordo l'80° congresso della Società Italiana di Cardiologia che si terrà dal 12 al 15 dicembre che verrà, e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Andrea, davvero una fantastica overview su quello che in pratica è quelle che sono le emergenti applicazioni dell'TAC e del FFRCT e della perfusione. Volevo chiudere con un messaggio, giusto uno slogan per portare a casa poi i messaggi fondamentali. Oggi l'TAC, validissimo strumento come first line test nella cardiopatia ischemica, con l'obiettivo fondamentalmente di ridurre il numero di coronarografie non necessarie quando l'TAC è negativa. La FFRCT, un fantastico strumento per evitare di mandare a coronarografia pazienti che hanno un'attacca positiva in maniera indiscriminata
e quindi un ottimo tool per decidere chi deve fare optimal medical therapy. Il combinato TAC più FFRCT, se entrambi positivi, e con l'aggiunta della perfusione, qualora l'FFRCT sia equivocal, un fantastico gatekeeper per aumentare l'appropriatezza della rivascolarizzazione in maniera tale da trasformare la sala di emodinamica da una sala di diagnosi a una sala di trattamento, che è il giusto mestiere che i cardiologi interventisti vogliono e devono correttamente fare. Non so se il dottor Gili vuole aggiungere qualche commento finale. Sono assolutamente finale. D'accordo anche sulle cose dette prima. L'ATAC ha il potenziale di essere tre strumenti in uno: la coronarografia, l'AEVUS oppure l'OCT o l'FFR, e quello sicuramente ci dà delle grandi informazioni per fare meglio il nostro lavoro. Credo che l'applicazione di tutte le metodiche funzionali oltretutto stia allargando lo spettro dell'ATAC da strumento con valore predittivo negativo a strumento a tutto tondo per indagare la cardiopatia ischemica, per cui dal nostro punto di vista ci dà uno strumento in più su cui lavorare, che ci permette di limitare le coronarografie inutili e di avere molte più informazioni quando andiamo a fare quelle utili. Perfetto. Va bene. Grazie a tutti per l'ascolto. Possiamo, penso, chiudere perché abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione. E ricordatevi i prossimi appuntamenti, sintonizzatevi sul sito della SIC per avere, come dire, il dettaglio sui prossimi eventi e sui prossimi webinar. Grazie a tutti. Grazie a tutti.